che le abbia bruciate davvero quelle persone. O l'ho solo immaginato. Tieni, vieni a mangiare. Mi spiace non essere potuta venire ieri. Quel signore anziano era solito darti da mangiare in questo modo. Quando è che ti deciderai a fidarti di me? Ogami! A quanto vedo, parli in quel modo aggressivo con tutti, hai un tono severo. Proprio come parlerebbe un guerriero. Stai dicendo che non ho un bel carattere? No, affatto. Trovo solo che un comportamento freddo sia affascinante, tutto qui. Non sono affascinante. La mia famiglia è solo un po' strana ed io. Lui è un po' timido, non prendertela se. Dai, vieni. Wow, tu. È solo che non si fida degli altri. Tutto qui. Oh, ah, non leccarmi così, dai! Sembra un bravo ragazzo, dopo tutto. Cerchiamo di andare d'accordo come compagni di classe. Ehi, ehi! Dai, basta! Non è poi così cattivo. Sakura Koji, qual è il nome di questo cane? Cane. Ah, capisco. È un randagio. Il suo padrone, un senzatetto, è stato recentemente ucciso. Un gruppo chiamato G-Falcon è il responsabile della sua morte. Hanno tutti il tatuaggio di un falco sul loro corpo, è da qui che deriva il loro nome. Qualsiasi crimine commettano, l'organizzazione criminale a cui sono associati cancella le prove. È quello che ha detto mio padre. Tuo padre. È per questo che nessuno riesce a punirli. Anche la polizia finge di non vedere nulla. Vorresti forse vendicarti di loro? Vuoi diventare una vigilante e fare giustizia con le maniere forti, giusto? Assolutamente no! È solo che quell'anziano signore ha vissuto senza che nessuno lo notasse ed è morto nello stesso modo. È questo che non sopporto. Stammi bene a sentire, Sakura Koji, dovresti ricordare. Anche se tutti gli altri nel mondo se ne dimenticassero, tu dovresti ricordarlo. Io cercherò di non dimenticare. Non importa cosa accada, lo farò per sempre. Inoltre, per punire quegli individui non abbiamo bisogno dell'aiuto della legge, mi spiego? Occhio per occhio. Dente per dente, male per male. Il codice di Hammurabi, eh? Anche se male per male non era incluso in esso, Ogami. Finalmente hai sorriso. Credevo di non piacerti. Mi dispiace, Ogami. Ti ho sospettato per molte cose.